Una tegola, un imprevisto, leggi imponderabile con cui è bene sempre fare i conti. La notizia è legata a Riccardo Improta, obiettivo del Pescara. Il nazionale under 21 ex Padova di proprietà del Genoa si è infortunato nel ritiro rossoblu. Frattura del quinto metatarso del piede destro. Tempi di recupero stimati tra i 2 e 3 mesi. Pertanto il club biancazzurro, già d'accordo da tempo col sodalizio di Preziosi, sembra orientato a rinunziare all'ingaggio del non ancora 21enne attaccante che, giovanissimo, ha giocato un anno e mezzo anche nel Lanciano. Pavone intanto ha raggiunto Milano, dove incontrerà gli omologhi della Juventus, alle prese tra l'altro con la bomba legata alle dimissioni di Antonio Conte. Da definire infatti la trattativa inerente il trasferimento in biancazzurro con la formula del prestito del portiere Vincenzo Fiorillo, classe 90, in comproprietà con la Sampdoria, ma gestito dalla società bianconera, e del metodista brasiliano Appelt, classe 93. Siamo praticamente ai dettagli, affare virtualmente concluso. Nei prossimi giorni sarà la volta della mezzala di origini tunisine Karim Larribi, classe 91, di proprietà del Sassuolo. Arriverà anche il ghanese Ashong, classe 94, terzino sinistro della Fiorentina, lo scorso anno nello Spezia. Per il laterale destro Zampano, classe 93, in quota al Verona, bisognerà invece aspettare almeno una decina di giorni. Per il titolare della fascia sinistra, Pavone e Repetto sono sulle tracce di un giovane proveniente dalla massima serie. Il centrocampista Francesco Dettori è in procinto di risolvere il rapporto con la Carrarese. Tra oggi e domani si unirà ai compagni di squadra a Boario, in provincia di Brescia, per la seconda parte della preparazione, che comincerà ufficialmente domani mattina e terminerà il 28 luglio. Nessuna novità da Birkir Bjarnason, che ha disertato il ritiro di Pizzoferrato, facendo sapere attraverso i suoi agenti di voler cambiare aria, ma intanto per l'islandese è in arrivo una forte multa, altresì concreto il rischio deferimento. Parola oggi alla vecchia guardia, Antonio Bocchetti. Antonio, intanto ben ritrovato. Grazie, ben ritrovato a voi. Senti, e si ricomincia da zero, possiamo dire così, si resetta, anche perché peggio di quello che è stato non si può fare. No, penso che abbiamo toccato il fondo in questi 2 anni, soprattutto l'anno scorso, soprattutto nel girone di ritorno. E quindi dobbiamo resettare al più presto quello che è stato un brutto giorno di ritorno. Tu fungerai un po' da chiocce. Ma anche l'anno scorso dovevo fare questo ruolo, però poi ho fatto quasi tutte le partite. E certo, io cerco di dare il massimo. Non ti arrendi, insomma, questo. Ma fisicamente non mi sento ancora pronto per arrendermi. Certo, gli anni sono passati. Però mi alleno sempre al massimo per cercare di dare il mio contributo. Senti, prime impressioni sullo staff, sull'allenatore in particolare? Ho detto, sono tutti un allenatore che ha fatto benissimo nelle scorse stagioni, soprattutto con una squadra giovane come del Lanciano. Senti, nel modo invece di gestire il gruppo? Soprattutto quello di relazionarsi soprattutto a tutti i ragazzi come a me e come l'ultimo ragazzo che è della primavera. In ugual modo. Qual è proprio l'errore da non ripetere il prossimo anno? Quello di cercare di non disperdere energie a pensare altre cose che non competere con il campo. L'ultima, perché tu sei il veterano di questa squadra, quarta stagione, ma non vecchia gloria, no? No, io mi sento ancora un calciatore e voglio cercare di dare una mano al gruppo, visto che abbiamo fatto un'annata balorda. Cerchiamo di riscattarci un po' quest'anno. Grazie Antonio. Grazie a voi.